cittadinanza va dato a chi ne ha reale necessità, non è il Parlamento che lo decide, poi sono gli organi sottostanti evidentemente che dovranno stabilire, beh ci sono i servizi sociali, ci sono i servizi sociali. Funzionano come dovrebbero funzionare, beh, allora, si possa determinare in maniera concreta come voi dite. Devono funzionare. Lo togliamo a chi è in grado di lavorare, a chi è in grado di lavorare ed è meglio che vada a lavorare. Ma in un paese dove la disoccupazione è al 51%, e dove la struttura, scusi, dove la disoccupazione è al 51%, la politica l'ho fatta sì, ma i numeri non li conosco. Riconosco. No, allora, no, ha dato dato e dove le strutture preposte a far incontrare domande e offerte, sì, e parliamo degli gli uffici provinciali del lavoro, funzionano come funzionano, voi dite bisogna andare a lavorare. Allora dategli il lavoro. Guardi che, il lavoro non è che si trova necessariamente attraverso l'ufficio provinciale del lavoro. Se uno, se uno ha voglia di lavorare, il lavoro lo trova. Se uno voglia, ovvio che se uno è in grado, e se non è in grado è un caso diverso. Il reddito di cittadinanza va dato a chi non è in grado. Allora, non a chi è in grado e non ha voglia.